Presidente Cirio, si è appena tenuto l'incontro col ministro De Micheli in merito all'Asticuno. Lei ha proposto, il ministro ha proposto non una terza via e non ha nemmeno fatto promesse. Come valuta questa situazione? Beh, la novità è che non hanno fatto promesse, perché qui a forza di essere presi in giro dai ministri di turno abbiamo sempre da essere sul chi va là e sull'allerta. Dico però che il ministro è stato concreto, io ho il dovere come regione evidentemente di rapportarmi con chi governa e di crederci, così come purtroppo però ho creduto a Conte quando quest'estate ha detto che i lavori della Asticuno sarebbero partiti in 3 mesi. Questo non è avvenuto, siamo a fine 2019, il ministro De Micheli si è appena insediato, mi dice di avere questa ipotesi, che non è una terza nuova via ma una sintesi. Oggi sapremo di più dal Precipe che l'andrà ad illustrare, quindi domani avremo i dati. Se questo vuol dire ripartire da capo, allora il Piemonte non ci sta e farà sentire la sua voce, che devo dire in modo forte, perché noi davvero non ne possiamo più. Se invece sarà una soluzione che prende il buono di entrambe ed è quella che garantisce la maggiore autorizzabilità, vuol dire la maggiore speditezza nell'autorizzazione che possano partire i cantieri, allora saremo i primi a sostenerla, così come abbiamo fatto sempre con grande rispetto istituzionale. Però le istituzioni sappiano che devono anche rispettare il Piemonte, devono anche rispettare Alba, devono rispettare la provincia di Cuneo, la provincia di Asti, terre che nella loro vita hanno sempre solo pagato e non hanno mai ricevuto nulla. Un progetto che oggi passerà al Precipe, poi forse al Cipe, e eventualmente dovrà reggere anche rispetto alla tenuta di governo, giustamente? Dovrà tenere al governo, dovrà tenere in Europa, dovrà tenere su tanti ponti, come dovrà tenere la collina su cui c'è il nostro ospedale che finalmente apriremo nei prossimi mesi del 2020. Il mio impegno è chiudere le cose che altri da decenni non hanno fatto, e Asticuno e ospedali sono le priorità.